Paolo Busanca a 4-0 a Monastir, una sconfitta con la Caporista ci può stare? Cos'è che invece non ci può stare nella prova dei tuoi? Ma adesso a freddo non te lo so dire. Probabilmente adesso io ho detto ai miei ragazzi dentro lo spogliatoio, dalle parole bisogna passare ai fatti. E quando tu metti anche in conto che puoi venire in un campo dove puoi prenderle, poi la polemica va lasciata da una parte. E quindi si riparte da martedì perché abbiamo altre 9 partite, proveremo a raggiungere il massimo risultato per vedere poi a fine campionato dove siamo arrivati. Per trovare un minimo di commento a questa gara possiamo dire l'inizio, quella doppia occasione. Se il Pirri fa gol, probabilmente si assiste ad un'altra gara. Probabilmente sì, però se fai gol in quell'occasione, se l'arbitro Non fischia non rigore. fischia quel rigore che obiettivamente non c'era, anche a dire di però, Lo stesso protagonista d'Agostino. esatto, se, però l'unica certezza è che il Monastir è una squadra che è prestata a questo campionato e quindi affrontarla, venire ad affrontarla qua, sei già più o meno quello che ti aspetta. Quello che un po' mi conforta è che a Sprazia abbiamo giocato più o meno come sappiamo. Proprio la doppia occasione è stata una bella verticalizzazione. Esatto. Quindi insomma, le cose nostre, nostre nel senso le cose che sappiamo fare, le mettiamo in pratica. È chiaro che metterle in pratica con Monastir è diverso che metterle in pratica Ecco, con qualche poiché altra che squadra. si trattasse di una sfida ad alta quota è molto merito del Pirri più che del Monastir che ci aspettavamo in testa dall'inizio. Dal Pirri, si può definire la rivelazione di questo girone? Ma io non lo so, io prima di iniziare la partita, ragazzi, ho detto che non si devono dimenticare da dove arrivano, cioè dalla polvere, addirittura dal possibile rischio di retrocessione in seconda, a un campionato di prima vinto con merito, e a essere protagonisti più o meno, insomma. A poter stare degnamente in questa categoria, tra l'altro con un'età media molto molto Certo. bassa, e quindi deve essere motivo d'orgoglio. Poi ripeto, perdere 4-0, chiaro che non fa piacere, non fa piacere a loro, però bisogna avere la forza, l'animo di ripartire da martedì per affrontare il prossimo avversario. Tipo, vi arrivano anche a voi comunque i complimenti degli avversari, perché dal nostro conto tutti parlano bene di questo Pirri. Sì, ci arrivano, ci fa piacere, per carità, fa piacere che il lavoro venga riconosciuto. Adesso io non voglio essere presuntuoso, l'obiettivo del Pirri deve essere passo dopo passo, tassello dopo tassello, crescere sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo. D'altronde abbiamo dei dirigenti che calcio lo conoscono, un direttore sportivo molto capace, uno staff tecnico che mi supporta all'altezza della situazione. Ci sono tutti gli ingredienti, un settore giovanile importante, bisogna avere solo pazienza. Centrare eventualmente i playoff cos'è? Un regalo o un grande merito, visto che poi vi siete confrontati con tutti e visto la forza di tutti? Un regalo al lavoro, il merito se arriva, poi succeda quel che succeda, però è un'esperienza che mi piacerebbe che vivessero, a prescindere dal risultato che sarà, però per uno step di crescita in più Certo. per i ragazzi. Senti, prossimo turno, non chiederete, pur potendo, lo spostamento della gara perché inizia il turno delle regioni, voi avete tanti giovani e ne prestate diversi alle Sì, ne rappresentative. prestiamo 3, Palmas, Manconi e Tuveri. Abbiamo chiesto l'anticipo al Villa Massargia, ma il Villa Massargia giustamente dice noi partita infrasettimanale di pomeriggio, abbiamo Certo. giocatori che lavorano e quindi non si può fare. L'alternativa è non mandare i ragazzi, ma non mi pare giusto. Proprio da selezionatore tu. Da ex selezionatore mi pare giusto che vadano. A
affronteremo con qualche altro giovane al posto dei giovani. Va bene, grazie Paolo, comunque complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie.